Ciao ragazzi, bentornati sul canale YouTube di Affari da Nerd. Io sono Luca e oggi voglio fare l'unboxing di una cosa molto particolare, una mystery box che mi è arrivata da Zavvi, al cui interno ci sono ben 10 paia di calzini nerd originali che ho pagato solo 14,99 euro, quindi meno di 1,50 euro l'uno. Per cui, per non far durare questo video troppo, partiamo subito a scoprire il contenuto di questo pacco. Vediamo che c'è. Primo paio di calzino che mi esce è questo paio di The Big Lebowski, Il Grande Lebowski, un film cult degli anni 90. Su questo paio di calzini vedo la trama che ricorda il tappeto di cui il Grande Lebowski viene accusato del furto all'inizio del film. Ma nelle trame del tappeto c'è la faccia proprio del protagonista. Queste calze, così come tutte le altre calze, credo, sono prodotte da Loot Crate, per cui una fattura molto molto resistente di qualità e la sicurezza di avere un prodotto autentico. Il prossimo paio di calzini è di Harry Potter. Su questi calzini vedo il cappello parlante e gli stemmi colorati delle quattro casate di Hogwarts. Come vedete, c'è anche l'etichetta sempre di originalità del prodotto. Mi sbagliavo perché queste calze sono prodotte da un'altra azienda che si vede che ha in licenza il marchio di Harry Potter. Terzo paio di calzini è di. Oh, questi calzini molto pesanti sono dei Looney Tunes e riportano sulla trama in bianco e grigio, in bianco e nero, Daffy Duck. Molto belli, mi ricordano sicuramente il film Space Jam come stile e come idea. Quarto paio di calzini. Ah, lo si vede dall'etichetta Marvel e in particolare sono calzini di Thor. Qui su questo calzino c'è appunto Thor con il martello, mentre sull'altro c'è Loki. Sulla base si vedo ripetere appunto l'elmo di Loki e il martello di Thor. Molto belli. Questi sono prodotti dalla stessa marca di quelli di Harry Potter, che è la Hype. Quarto paio di calzini rossi, Kingdom Hearts. Questi sicuramente li vorrà indossare Alessandra perché lei sta proprio giocando a Kingdom Hearts, si sta appassionando in questo periodo. Molto bello, c'è semplicemente il logo rosso sulla parte anteriore, ma mi sembra di vedere che la punta dei calzini riporti i bottoni dei pantaloni di Topolino. Carini. Siamo a metà. Sesto paio di calzini, di nuovo Harry Potter. Di nuovo Harry Potter. Sempre prodotti da Hype, questa volta vedo che sono riportati i sette Horcrux, per cui il diario di Tom Riddle, l'anello Serpeverde, il medaglione di Serpeverde, la coppa di tasso rosso, Harry Potter, che è egli stesso un Horcrux, la tiara di Corvo Nero e il serpente Nagini. Molto carini, li metto qua sotto gli altri di Harry Potter. Settimo paio. Oh, indistinguibile, cioè impossibile non riconoscerlo. Stiamo parlando di BB-8 dall'ultima trilogia di Star Wars e calzini arancio molto vistosi. Ottavo paio di calzini. Oh, cosa abbiamo qui? Batmanga. Deve essere una versione giapponese di Batman. Su questi calzini in bianco e nero c'è appunto la faccia di Batman e un po' di loghi strani, tipo Teschio, logo di Batman. Esattamente non so che cosa si riferisca questo calzino Loot Crate, però bello. Nono, siamo quasi alla fine. Impacchettato nella plastica un paio di calzini di cosa sono questi? Ah, c'è scritto davanti, Destiny, un videogioco che sinceramente non conosco e devo dire per ora è un paio di calzini che mi interessa un po' di meno. Decimo e ultimo paio di calzini.
Oh, un altro paio veramente vistoso. Call of Duty Black Ops 3, arancioni. Vedo che però questo calzino è diverso da quelli precedenti perché è una calza di tipo atletica e viene messo in evidenza che appunto ci sono degli elastici più resistenti e delle zone di assorbimento della camminata. Ma interessante. Ho un mio amico che è molto 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 appassionato di Call of Duty, quindi penso che li regalerò a lui. Ricapitolando, 10 paia di calzini a 14,99 euro, più 1,49 euro di spedizione, quindi poco più di 1,50 euro per ogni paio di calzini. La scatola è ovviamente mystery, nel senso che non sai esattamente fino alla fine quali calzini riceverai, anche se dalle foto che mi hanno mandato gli iscritti al canale, credo che più o meno i temi spaziati siano questi. Cos'altro dire? Ah sì, naturalmente se vi interessa acquistare su Zavvi potete fare un salto sul nostro sito internet dove spesso pubblichiamo codici sconto anche esclusivi o le offerte più interessanti. E niente, questi erano i calzini che ho trovato nella Mystery Box. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito e se la comprate mandatemi una foto che sono curioso di vedere cosa avete ricevuto. Ciao!